Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi vi voglio parlare dopo un giorno di assenza, perché comunque ragazzi alla fine ieri era Natale e ho detto vabbè, siamo senza video, magari spero comunque che siano così. Purtroppo ho perso 2 iscritti, ma ragazzi spero che per un giorno non sia successo niente. Però ragazzi oggi vi voglio parlare di un argomento molto importante che si sta facendo in casa Milan. Sicuramente avete sentito, molti hanno fatto i video e vi voglio parlare. Quindi prima di questo Milan, che cosa sta succedendo in casa Milan? Allora, ovviamente sapete che alla guida del Milan sta Gennaro Gattuso è arrivato al posto di Montella. Ci si aspettava magari un atteggiamento migliore dei giocatori di Gattuso, un'aggressività che poteva riportare al Milan nella zona Champions, nella zona almeno quarta posizione, per non dire esageratamente troppo. E invece non è stato così, addirittura stanno a meno 13 dalla zona salvezza. Veramente, vi dico solo questo. È una cosa che il Milan non è mai arrivato così in basso, non è mai arrivato così in basso e nessuno se lo poteva aspettare, perché l'anno scorso era meglio di questo Milan che sta facendo in questa stagione, ovviamente. Infatti Mirabelli giustamente si sta prendendo tutte le colpe, ed è giusto, lui ha detto davanti alle telecamere, è colpa mia, ed è grazie che è colpa tua, sia di tua che di Fassone, perché voi avete deciso prima di prendere Gattuso e poi di mandare via Montella e poi di prendere Montella e mandare via Gattuso, e avete scelto voi di spendere 300 milioni su 11 giocatori veramente che di qualità, non dico che sono scarsi, però almeno potevate prenderli come ha fatto l'Inter, pochi ma giusti, e invece voi ne avete presi tanti ma non giusti, perché ovviamente loro volevano fare quello esagerati, volevano fare gli esagerati e non è successo. Infatti, come vedete, l'intesa non ce n'è proprio minimamente. Io la cosa che dico, ragazzi, è che il Milan deve fare proprio una rifondazione su tutto. Secondo me Fassone e Mirabelli se ne devono andare. No, non è che Fassone e Mirabelli se ne devono andare, perché comunque hanno fatto un buon lavoro. Però, cioè, mandare via questi cinesi, perché comunque alla fine la società è proprio allo sbando, come stanno dicendo molti quotidiani sportivi. Però non parliamo del Milan in generale, parliamo dell'argomento di questo video principale. Sto parlando ovviamente di ragazzi, del Milan, che potrebbe ritornare Vincenzo Montella. Allora, ma dicono che Fassone e Mirabelli non possono spendere manco un sordo per quattrino per un allenatore buono. Ovviamente gli unici soldi li possono spendere per Montella, cioè l'unico che possono è prendere Montella, visto che non è che prende esageratamente troppo, però ovviamente vogliono ritornare. Ovviamente Montella è molto meglio rispetto a Gattuso, visto che Gattuso sta facendo peggio di Montella, di quello che ha fatto in questa stagione, e secondo me Gattuso non è che è proprio un allenatore eccezionale, avete visto al Pisa, ok che l'ha portato in Serie B, però poi l'ha portato un'altra volta in Lega Pro, non è che mi avrei preso Gattuso, forse perché avevate l'unico allenatore possibile da prendere, visto che non avevate un soldo. E questo anche che vi dovete rendere conto, dovete essere ragionevoli, siete stati Fassone e Mirabelli secondo me molto frettolosi, avete subito deciso vabbè prendiamo questi giocatori, prendiamo questi qua e vediamo come va, subito li hanno presi. Ma sono stati frettolosi, perché dovevano pensare in caso cui l'allenatore non va e in caso cui questi giocatori non sono, niente, subito, spendere 300 milioni per questi giocatori. E secondo me non è giusto, ragazzi, perché dovevi pensare in caso cui non va questo allenatore, aspettiamo, teniamoci un po' di soldi. No, sono stati molto frettolosi. E purtroppo, ragazzi, nel calcio è sbagliato, perché devi stare molto attento, rischi di portare la squadra a livelli veramente molto bassi, come il Milan sta facendo peggio dell'altra stagione. E secondo me non è giusto. Secondo me, proprio prendere Montella, devo dirvi per forza che è giusto, perché come ho detto prima non hanno un soldo, però dovevano già da prima prendere un allenatore molto buono, che come Spalletti, che comunque avete visto sta cercando di alternare alternare comunque Ranocchia e Nagatomo, sta alternando giocatori molto buoni che sinceramente me l'aspettavo, perché Spalletti sapete vuole portare un bellissimo ambiente nel gruppo, quello che invece Montella e Gattuso non hanno fatto e non sta facendo in questo momento Rino Gattuso. E io dico, no, Si deve pensare al Milan nella prossima stagione, perché ormai ragazzi questa stagione è andata proprio nel fallimento totale. Io spero che comunque si possa salvare, perché parlare del Milan che non si salvi, cioè parlare del Milan che della salvezza è veramente imbarazzante per il calcio italiano. Quindi vedete un po' Fassone e Mirabelli di portare il Milan, e lo dico da juventino, a livelli altissimi. Ragazzi, io credo di aver detto tutto. Gattuso sta facendo peggio di Montella che ha fatto in questa stagione, e rimango sempre più, ragazzi, così sconvolto. Voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ci vediamo oggi pomeriggio più tardi con un altro video molto importante di calciomercato. Attivate la campanellina e se volete vi potete iscrivervi al canale.
per non perdervi nessun altro video, ragazzi, proprio il Milan è sbanto. Ciao, un bacione a tutti. E poi, ragazzi, un'altra cosa. Poi la prossima è Coppa Italia Inter Milan. E qua Gattuso, secondo me, non è affatto pronto per questa partita. Quindi vogliono ricambiare Montella per magari andare avanti in Coppa Italia, che è una coppa molto importante, soprattutto per il Milan, che possono andare addirittura in Europa League, ragazzi, come l'anno scorso. Si sono quasi salvati proprio perché sono andati in sesta posizione e magari non hanno vinto la Coppa Italia contro la Juventus. E anche qua è un problemino, perché se la poteva vincere magari poteva andare in Europa League. Spero comunque che il Milan possa andare avanti in Coppa Italia. Ovviamente non dico che la vinca, perché voglio che la vinca la Juventus. Non sono addirittura così pazzo da dire che meglio che la vinca il Milan. Spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. Un video molto corto di... volevo parlarvi appunto di Gattuso e Vincenzo Montella, che potrebbe ritornare. Secondo me è l'unica cosa da fare, visto che non hanno un soldo. Noi ci ribecchiamo nel prossimo video. Ciao, ragazzuoli.